Negli ultimi anni il concetto di rifiuti zero ha trovato grande risonanza nell'opinione pubblica, legato a politiche che mirano a raggiungere il 100% della raccolta differenziata urbana. Tuttavia, differenziare il prodotto a fine vita è solo la prima tappa del percorso del cosiddetto rifiuto. Inoltre, anche nell'ipotesi di un'efficiente separazione dei diversi materiali, la quota di rifiuto indifferenziato non sarà mai nulla. Generalmente, l'obiettivo finale del sistema di trattamento rifiuti è quello di renderle una nuova risorsa, che sia tramite il riciclo o la valorizzazione energetica. Ciò comporta inevitabilmente l'utilizzo di altre risorse, combustibili fossili per il trasporto, energia elettrica, sostanze chimiche, che devono essere conteggiate nel bilancio globale in modo da garantirne l'uso razionale. Bisogna inoltre considerare che ogni contesto ha la sua specificità e molti fattori sono coinvolti, economico, politico, tecnologico. Quindi l'ottimizzazione dovrebbe includere un certo grado di incertezza. In fase di progettazione è sia importante scegliere materiali che siano potenzialmente riciclabili, quanto limitare i vincoli alla loro effettiva recuperabilità, ad esempio difficoltà di smontaggio, contaminazioni, assenza di processi industriali di riciclo sul territorio. Prendiamo ad esempio l'automobile, uno dei prodotti umani costituito da più materiali, tra cui circa 25 polimeri differenti. Benché presi singolarmente, singoli materiali risultino riciclabili, in pratica meno del 20% dei materiali non metallici viene recuperato, principalmente a causa di limitazioni dovute al design. La società tende ad identificare la questione rifiuti come un problema, ma in realtà è un'inevitabile conseguenza dello stile di vita dell'ultimo secolo. Sensibilizzare il consumatore e rendere possibile un cambiamento nei modelli di consumo sono fattori determinanti tanto quanto le scelte politiche e l'innovazione tecnologica.